Dopo un anno dai fatti che resero protagonista Luca Traini, siamo ritornati a Macerata. La città è divisa tra chi condanna gli spari e il ferimento ai danni di alcuni giovani migranti presenti in città e chi invece li giustifica. Scellerato di un pazzo, è solo un caso isolato. Macerata non è così e non è mai stata così. The racist, you walk around, if you enter supermarkets, it's everywhere. Anche l'avvocato difensore di Luca Traini si dice sorpreso della solidarietà ricevuta dal suo assistito. Abbiamo avuto diversi attestati di stima, di solidarietà, di vicinanza a Luca. Quello che a me ha colpito è stato l'atteggiamento della città nei confronti di Luca. Quella ha fatto male, ma Luca non voleva essere un simbolo di nulla e di nessuno. Girando per la città incontriamo un caro amico di Mohamed Traoré, ferito all'addome da Traini. Les Italiens n'ont rien fait pour lui. Il est pareil comme nous, on lui a pas donné quelque chose, mais il ne peut pas travailler maintenant. C'est son docteur qui lui a dit il ne faut pas qu'il travaille. Sinon, moi et lui, on a travaillé ensemble, le travail des salades, la campagne là. Touré ci invita a casa e Mohamed decide così di parlarci via telefono e in presenza dell'amico dell'attentato subito.